ragazzi, questo è il primo vlog. Facciamo una piccola review delle 10 cose migliori capitate a Seba nel 2017. Bene. Ma non mi sembri tanto preparato mentalmente. Sono molto preparato. Non mi sembra. Sei a posto? Sì, sì, io sto sempre bene. Alla fine mantengo la telecamera. Ok, sei a posto. Tira più su, che così. Ecco. A posto? Stai riprendendo? Sì, ma di base tu dici tira più su, ma è il telecamera che dovrebbe essere più comodo, no? Non me ne frega. Ah, ok, ok. Devi partire. 3, 2, 1. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video. Allora, questo oggi come va? Sono Sebastiano e... iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. No, giusto per dire, ma ha bevuto tipo uno spritz da... Ok, sono un po' ubriaco, ma ciò non toglie che devo fare l'annual review. Oggi è il primo dell'anno, anche se questo video non so quando verrà caricato. Però insomma, ho detto vabbè, primo dell'anno, sai, se si inizia l'anno da ubriachi ovviamente non ti si ubriaca più durante l'anno. Quindi è una cosa... no, non è che mi sono ubriacato, è che io non sono abituato a bere e mangio solo proteine, quindi bevo una singola cosa e ho questi 5 minuti un po' di allegria. Allora, iniziamo subito a fare questo video. Allora, faccio l'album review, scusa, faccio l'annual review del 2016-17. Siamo benissimo, devo dire. Quindi praticamente racconterò le 17 cose, le 10 cose. Jacopo Fradicio, cazzo, Homer Simpson, dopo aver visto boh, vai. Ecco, la bici, ci no, sto. E quindi ho detto, vabbè, siccome è 2017, ho detto prendiamo le 10 cose che mi sono piaciute di più dell'anno scorso. Giusto, poi... invece di prendere i 12 mesi come ho fatto sempre, prendiamo solo le 10 cose che mi sono piaciute l'anno scorso. Allora, iniziamo subito prima che cada. Allora, la prima di queste 5 cose, la cosa più bella del 2017, sono sicuramente stati il mio nuovo album If, che non, se non ve lo siete scaricato andatevelo a scaricare o chiedete ai vostri amici di scaricarvelo perché è bellissimo secondo me. Poi nel 2017 sono usciti ben 8 nuovi music video miei, tra cui Trust the Light, Tornado in due versioni, Your Night, Eclipse, Fire, On the Run, Clear e Alive. Oddio, Alive è uscito quest'anno, però va bene lo stesso. Poi ho incontrato Eddie Redmayne, che quello di Fantastic Beast, il nuovo Harry Potter, insomma, è stata una serata bellissima con Omega. Poi ho fatto un viaggio in giro per l'Europa, che siamo andati in Olanda e anche a Barcellona con Aki e Joy, che sono questi due miei amici youtuber con cui ho girato anche più video quest'anno musicali. Poi ho incontrato i Mates, che mi ha fatto molto piacere a Tokyo, e abbiamo fatto una collaborazione che uscirà quest'anno. E poi loro, questa è la sesta cosa, mi hanno aperto il mio canale di YouTube. Bella ragazzi, questo sarà il primo vlog. Questo sarà il primo vlog con dei youtuber italiani. Sapete che sono stato io a dirgli devi iniziare a fare vlog. Anche io l'ho detto. Ma non hai parlato. Abbiamo detto insieme, io ho detto perché non fai i vlog? Sono importanti, te lo giuro sulla mia vita. Non ti ho sentito, cazzo dici? Prima che tu parlassi. E quindi ho iniziato questa avventura che non so dove mi porterà, vedremo. Poi ho fatto la colonna sonora di un nuovo film che quest'anno andrà a Cannes, quindi yuhu. Poi ho fatto il giro dell'Europa, sono andato in tutta Europa perché sono stato a Bruxelles, Londra, a Parigi due volte, a Nizza, a Monaco, in Germania due volte, quindi chi più ne ha più ne metta. Poi sono stato anche in tour col Giappone, che sono andato a Nara, a Kyoto, a Osaka, a Sapporo e Okinawa, quindi in un sacco di belle città. E poi la decima di queste cose che più mi è piaciuta di questo 2017 è sicuramente l'albero di Natale che ho realizzato con i post-it di tutti voi, che è stata veramente una cosa bellissima, e soprattutto l'annual review che mi avete fatto, che mi ha un po' rubato l'idea di questo video, e anche le 5 cose che mi sono piaciute di più, come l'ha fatto la fanpage, vi lascio il link in descrizione. È stato veramente un gesto carino e che mi ha fatto venire voglia di continuare questa avventura che è questo canale. Quindi un grazie a tutti per il 2017. Ci sarà un altro 2018 con 300 e più video anche quest'anno che vi terranno compagnia durante tutto l'anno. Mi raccomando, Madonna, condividetemi e continuate a sopportare questo canale, e grazie mille per vedere questi video. Continuate a iscrivervi, condividete questo video, e un ciao da Seba. Ciao.